Allora è con piacere che vi presento il prossimo conferenziere, che è il professore Giuseppe Mingione dell'Università di Parma. Si è laureato in matematica nel 94 a Napoli, alla Federico II, dove ha preso il PhD nel 98. Dal 2006 è professore ordinario di analisi matematica all'Università di Parma. Il suo campo di ricerca è un campo di ricerca in cui l'Italia è ai vertici del mondo, ed è, si occupa di calcolo delle variazioni ed equazioni differenziali parziali, ellittiche e paraboliche. Ha pubblicato più di 100 lavori, ha innumerevoli citazioni, non ne parliamo proprio, è membro di comitato editoriale di varie riviste molto prestigiose, quali Advances in Calculus Variations, Advances in Nonlinear Analysis, Manuscripta Mathematica, questi sono tutti giornali molto molto importanti, e Nonlinear Analysis. E poi è anche editore di collane di libri della Springer e della Greuter. In Italia, diciamo, ci sono tre grossi premi per matematici, che sono il premio Bartolozzi, in onore del matematico italiano Bartolozzi, il premio Stampacchia e il premio Cacciopoli. Il Bartolozzi è fatto per i matematici con meno di 34 anni e lui l'ha vinto nel 2005. Poi la medaglia Stampacchia, che è fatta per i matematici con meno di 35 anni, e lui l'ha vinta nel 2006. E infine il più importante di tutti, che è il premio Cacciopoli per la matematica, vinto da personaggi illustri che, anche se uno non è matematico, ha sicuramente sentito parlare, come De Giorgi, Edoardo Vesentini, Gagliardo, Pompieri, Miranda, Baiocchi, Tognoli, Giusti, Ambrosetti, e dopodiché è venuto lui, l'ha vinto lui nel 2010. Quindi è un personaggio speriamo che ci racconti la matematica non troppo va bene, allora ci racconterà qualcosa. Vabbè, dopo questa presentazione posso anche andare, perché vabbè, allora mi è stato chiesto di fare una presentazione per, diciamo, per ragazzi della vostra età, quindi è l'ultimo anno delle scuole, che poi avesse anche alcuni elementi autobiografici, che mi mette un po' in imbarazzo, perché io non è che ho avuto questa vita così avventurosa da James Bond che vi posso raccontare chissà che cosa. E allora quello che ho pensato di fare, visto che comunque mi occupo di cose di matematica molto molto astratte, molto più astratte di quelle che hanno presentato Nicola e Vittorio, allora ho pensato di presentarvi qualcosa delle cose, qualcuna delle cose che mi piacevano quando avevo più o meno la vostra età, dicendo più o meno come mi sono avvicinato alla matematica. Allora la matematica, allora nella prima parte del seminario vi racconto un po' di storie e poi vi faccio vedere un po' di filmini e di fotografie, quindi questa sarà una parte un po' più leggera. Poi, giusto per mettervi un po' alla prova, nell'ultima parte faccio vedere qualche formula. Però qualche formula non come è stato fatto prima, nel senso ve le faccio vedere e voi sapete che sono formule anche se non le leggete. No, vi invito proprio a leggerle e a seguire un piccolo pezzo di dimostrazione. Non è una cosa che non potete seguire, certamente se avete paura non la seguite. Questo è uno dei brutti problemi della matematica. La matematica fa paura. Allora che cosa succede? La gente si dichiara perdente prima di vedere, diciamo, prima di affrontare la cosa. Come la scorsa settimana con una mia studentessa in aula, che aveva più o meno la vostra età perché è al primo anno, e gli dico, guardate, io adesso vi faccio vedere una cosa che ha dato un mio collega, un esercizio che ha dato un mio collega a Oxford. Vedo la ragazza che fa, vabbè, sì, domani. Allora gli dico, scusa, ma tu riconosci i tuoi coetanei di Oxford? E lei fa, no. E che ne sai che sono più bravi di te? E allora la ragazza ci rimane, cioè se uno parte con l'idea che certe cose non le può affrontare, poi non le affronta, no? E allora la stessa cosa è un po' una pecca un po' italiana, e soprattutto poi meridionale, che spesso noi pensiamo di essere meno degli altri, poi invece non è così. Però certo, se uno si dichiara, come dire, perdente in partenza, poi finisce per perdere.
Questa purtroppo è una cosa che gli italiani fanno anche a livello internazionale. Qualche mese fa mi è capitato di vedere un cosiddetto famoso economista in televisione che diceva: ah, no, noi italiani non siamo in grado di fare alta tecnologia, dobbiamo dedicarci al turismo. Ovviamente queste sono le sciocchezze che sentite in televisione. Per esempio questa università, che è una bella università, una bella realtà meridionale, vi dice che non è così, però uno non deve spaventarsi. Questa è la prima cosa. Allora io personalmente, andando via il collegamento, è andato lì il collegamento. Allora, come mi sono avvicinato alla matematica? Allora, la matematica è una cosa che è fatta in questo modo. Cioè, è, come si diceva in un film, è più importante che voi piacciate a lei che essa vi piaccia, perché questo vuol dire che bisogna avere un po' di talento, altrimenti è un po' difficile vederlo. Però se voi piacete alla matematica, prima o poi vi troverà, cioè riuscirà a farvi capire che dovete studiarla, che potete studiarla con piacere. Allora io com'è che ho cominciato? Quando avevo 12-13 anni mi regalarono uno dei primi computer che era un Commodore 64. Allora iniziai a programmarlo, mi appassionai un po' ai linguaggi di programmazione, imparai a programmare quando avevo 15-16 anni in 3 o 4 linguaggi. Non era difficile, era un po' più difficile di ora, ma non era molto difficile. E poi capii che in realtà la parte che mi piaceva era la parte più astratta, che era una parte di matematica, e quindi decisi di interessarmi un po' di matematica. Nella biblioteca, in qualche biblioteca, adesso mi ricordo dove, trovai questo libro, che è un libro assai strano, questo di Apostol, in realtà erano 3 volumi, e questo libro mi piacque molto perché presentava la matematica da 2 punti di vista, uno abbastanza astratto che vi faceva vedere un panorama generale, e poi faceva vedere come si applicava. Tra l'altro questo è un libro assai strano, perché di solito a scuola e anche all'università quello che facciamo è presentare prima i limiti, poi le derivate, poi gli integrali, bla bla bla. Questo invece seguiva l'approccio storico, perché spesso le teorie come vengono presentate sono il frutto della ripulitura di anni, storicamente si evolvono in modo diverso. Quindi questo libro che fa? In modo completamente, apparentemente folle, parte dagli integrali, direttamente dagli integrali, poi fa le derivate e poi fa i limiti. In realtà storicamente è successo proprio così, è successo che molti dei concetti che noi studiamo di matematica sono stati sviluppati esattamente in Sicilia, in Calabria, nella Magna Grecia 2200 anni fa, noi questo ce lo siamo dimenticati, e cominciarono proprio motivati dal calcolo delle aree e da problemi fisici, quindi fu una cosa che mi piacque molto, e poi da lì decisi poi di estendere il discorso, poi appassionarmi. E mi iscrissi e decisi di studiare matematica. Se volete approfondire queste cose, vi invito a leggere questo bel libro di Lucio Russo, che parla di tutte le scoperte scientifiche dimenticate che si fecero nella Magna Grecia molti anni fa. E uno scopre che veramente molte teorie scientifiche sono state anticipate 2200 anni fa e poi sono state completamente dimenticate nel Medioevo. Tra l'altro è una cosa molto interessante, perché questo libro vi fa capire che il progresso non va sempre in avanti, cioè la conoscenza non va sempre in avanti, può anche tornare indietro, cose di cui noi ci dimentichiamo. Infatti molte cose, per esempio i fari, furono sviluppati nel 2200 anni fa. Per tutto il Medioevo fu persa la conoscenza teorica, cioè la conoscenza di ottica, la conoscenza astratta di matematica per costruire i fari, e per tutto il Medioevo non furono più costruiti i fari, si usarono ancora i fari che furono costruiti dai greci. Poi quando si recuperarono le leggi dell'ottica nel 1600 si ricominciarono a costruire fari. È una storia molto, molto istruttiva, ma anche un po' triste. Questo però è dedicato a quelli che pensano che fare le cose teoriche non sia importante, bisogna fare soltanto le cose pratiche, invece è tutto il contrario. Va bene, allora poi mi iscrissi alla facoltà di matematica e mi trovai un po' nell'ambiente della matematica napoletana, perché era di Caserta, mi iscrissi alla Federico II, che allora sembrava essere un buon posto per studiare matematica. Allora, a Napoli ci sono vari miti. I napoletani sono innamorati di poche figure classiche. Una di queste, per esempio, è questo qui, di cui forse avete visto qualche film. Un altro è questo qui. Vedete la differenza? Questo qui faceva film comici, quindi lo sguardo un po' più frivolo. Questo invece faceva commedie serie, faceva cose italiane. Vedete lo sguardo torbido di Edoardo, no? E poi c'era questo qui, è più recente. Se voi andate a Napoli, questi vengono venerati come dei santini, più o meno allo stesso livello di San Gennaro.
Ce n'è anche un altro che è un po' più noto ai matematici, un po' meno noto altrove, e questo qui è probabilmente il più grande matematico napoletano della storia, che è Renato Caccioppoli, quando aveva più o meno la vostra età. Bellino, eh? Carino? Simpatico. Questo per chi crede che, che i matematici siano brutti, nerd, eccetera, invece non era così. Allora, Caccioppoli era una persona abbastanza mitica nel panorama napoletano. Perché? Perché era molto eccentrico. Per esempio, alcune cose che faceva che hanno contribuito a crearne la leggenda. Portava a volte un gallo al guinzaglio. Tu dici, ma sei pazzo se porti un gallo al guinzaglio? In realtà è una provocazione molto fine. Perché? Perché nel loro delirio, diciamo, estetico, un gerarca fascista aveva emanato una legge che diceva che gli uomini non potevano andare a spasso al guinzaglio col cane. Perché? Perché era poco virile. Immaginatevi voi questi che cosa avevano a che pensare. Allora Caccioppoli, che era un antifascista, li provocò portando a spasso un altro animale, e giustamente scelse l'animale più virile che c'era, il gallo. Per cui lui andava in giro nelle strade di Napoli col gallo al guinzaglio. Provocazione ben più grave fu quando arrivò Hitler a Napoli, che lui stava in un ristorante dove c'era la classica orchestrina, vede dei gerarchi fascisti e dei nazisti, chiama l'orchestrina e suona la Marsigliese. È un musicista, ovviamente lo arrestano immediatamente per provocazione palese e lo portano in manicomio, perché ovviamente devi essere solo pazzo per fare queste cose qui. Parlava spesso in dialetto stretto e amava le male parole. Anche a lezione, appena uno studente non sapeva una cosa, volavano le male parole, proprio come oggi. No. E però aveva una cultura eccezionalmente vasta e raffinata, cioè lui coniugava una cultura molto raffinata con elementi dialettali, cioè con elementi di cultura locale, perché le due cose non andavano disgiunte, secondo lui. Poi era un eccezionale pianista classico, poteva infatti all'inizio della sua carriera non sapeva se fare il matematico o il pianista, poi decise di fare il matematico. Poi era intollerante con i mediocri, cioè appena vedeva qualcuno che era un po' mediocre si arrabbiava, cioè prendeva le staffe. Oggi succede il contrario: se c'è uno di solito molto bravo in giro, lo si attacca, cioè è la famosa antimeritocrazia all'italiana. Oggi è il contrario, però Caccioppoli, che aveva ben in testa forse il futuro, appena vedeva un mediocre lo attaccava e gli dava addosso. Dal punto di vista questi sono elementi leggendari. Dal punto di vista scientifico è stato un importantissimo scienziato che ha avuto delle visioni, come dire, al di là da venire. Cioè lui negli anni 50 ha immaginato delle cose che poi si sono cominciate a sviluppare negli anni 80 o 90. Infatti all'epoca erano così avanguardia, così di avanguardia, che la gente non le capiva neanche. Infatti c'erano varie polemiche che sorsero da certi suoi articoli che aveva scritto. Purtroppo si suicidò, perché era una persona troppo sensibile evidentemente per stare, e questo contribuì a creare la l'aura che c'era di questo scienziato. E poi ci sono vari racconti, potete trovarli in rete, potete fare Google per il nome di Caccioppoli. Ci sono dei libri su Caccioppoli, io ne ho letti due o tre, sono pessimi, sono scritti male. Però c'è un bellissimo film che è di Mario Martone, che vi consiglio di guardare, perché è un film che racconta certi lati, che usa la figura di Caccioppoli anche per raccontare certi lati del meridione, della cultura meridionale. C'è una bellissima fotografia. È un film del 94, del 93 o 94, non ricordo bene. C'era tra l'altro giovanissimo quel famoso attore che adesso ha partecipato a un film che ha vinto l'Oscar, cioè Tony Servillo. Questa è la locandina del film, ma è un film che, se potete vedere, è un bel film, davvero un bel film. Questa è la lavagna di Caccioppoli, questo sono io che mi sono fatto immortalare con la lavagna di Caccioppoli all'Accademia Pontaniana di Napoli. E ovviamente vedete che la lavagna è vuota, perché io non mi ritengo neanche degno di scriverci sopra, quindi no, l'ho solo vista come una reliquia, così. Oh, vicino a Caccioppoli c'è un'altra figura di un matematico più o meno della stessa età, che era Banach. Era un matematico che ricercava sulle stesse cose in Polonia, ed era più o meno della stessa età, e questo qui è Banach, che condivideva con Caccioppoli un paio di cose: la passione per l'analisi funzionale e la passione per le grandi bevute. Bevevano tutti e due, erano semi-alcolizzati tutti e due alla fine. Bevevano bene. Vi consiglio di leggere questo libro, è un libro che parla di Banach e di altri matematici polacchi. È un libro che si chiama
Avventure di un matematico, è bellissimo, è un libro discorsivo, forse il più bel libro di divulgazione che sulla matematica abbia mai letto. Parla anche di Banach. Allora, perché vi parlo di tutti e due? Perché, perché erano persone che, come dire, erano nomi che circolavano quando ero giovane e si studiavano le prime cose di analisi funzionale, poi soprattutto a Napoli perché Cacioppoli era napoletano. E perché poi tutti e due dimostrarono contemporaneamente un teorema. Cioè, quando le teorie scientifiche si sviluppano, spesso arrivano a uno stadio per cui bisogna fare la prossima importante scoperta, e questa prossima importante scoperta viene fatta da più persone contemporaneamente. E Banach e Cacioppoli allo stesso momento svilupparono un teorema di cui parliamo dopo, un teorema che poi dimostrato negli anni 30 viene tuttora usato, è stato recuperato negli anni 80 e 90 per trattare delle cose di cui vi parlerò tra un po', che sono i frattali. Allora, questi per esempio erano libri che circolavano nella Napoli degli anni 50. Questo era un follower di Cacioppoli che si chiamava Carlo Miranda, di livello, diciamo, molto inferiore a Cacioppoli, che però si occupava un po' di popolarizzare le idee di Cacioppoli, che era molto, molto, come dire, molto pigro, e allora scrivevano gli altri per lui. Questa era la rivista che avevano fondato insieme, sono tutte cose, cioè, sono reliquie della matematica napoletana che circolavano quando io ero giovane. E vi faccio osservare che questo era un libro di analisi funzionale che si studiava allora, era un 150-160 pagine così. Un altro libro che studiavo all'epoca era invece questo malloppo, questa mappazza qui. Invece questo era l'approccio sovietico alla matematica, infatti c'è scritto matematica sovietica. Questa era gente che ci andava pesante, no? Kantorovich e Akilov. Questo qui era un libro di 700 pagine invece. Cioè, questi erano gente che quando facevano i seminari non duravano un'ora, duravano 4 ore alla volta e vi stancavano. Questa era gente che poi poteva studiare anche nei campi di concentramento. Erano 700 pagine scritte così. Quindi questa era gente che... Fortunatamente un compromesso è stato trovato poi dai francesi. Questo è un altro libro che ho molto studiato quando ero giovane, è un famoso libro di un matematico francese che si chiama Boezis, che torna al modello di 250 pagine e fa un po' più di sintesi. Questa è la classica traduzione italiana che ho comprato all'epoca, questo è un libro che ho comprato nel 91-92, non mi ricordo, ma l'ho comprato all'epoca. Va bene, allora queste sono un po' le cose che studiavo all'epoca e sono collegate a degli oggetti che si chiamano frattali, che sono oggetti che hanno una doppia natura. Perché sono oggetti che sono una doppia natura? Hanno la tipica doppia natura di un fenomeno matematico, cioè sono oggetti che se li guardate sono complessissimi e poi possono essere descritti in un modo relativamente semplice. Poi quella semplicità riporta di nuovo a una complessità maggiore. Allora vediamo qual è un esempio più semplice di frattale. I frattali sono insiemi molto curiosi, forse non li avete mai visti. Qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare dei frattali? No, non alzasse le mani gli studenti di matematica però, quelli sono, che sono state bleffati. Qualcuno della scuola ha mai sentito parlare di frattali? Allora qualcuno ha conosciuto, qualcuno ha visto dei frattali. Allora i frattali sono insiemi fatti in questo modo. Quando voi guardate una curva, prendete una curva che ha una tangente, se voi mettete il microscopio sulla curva e ingrandite, voi non vedete più la curva, vedete la tangente. Cioè la curva cambia a scala. In particolare, se io prendo questo tavolo, ci metto un microscopio qui, non trovo il tavolo, trovo un'altra cosa. Se ingrandisco ancora di più, trovo la struttura atomica. I frattali sono insiemi così complessi che se li ingrandite trovate lo stesso insieme, cioè è una cosa che voi ingrandite e vedete sempre la stessa cosa. Uno dice: come è possibile? Questo è un esempio semplice di frattale, è l'esempio più semplice forse di frattale, ed è la polvere di Cantor. Si costruisce così: voi partite dal segmento 01 e con un paio di forbici tagliate la parte che sta in mezzo, quindi ne ottenete due, ok? Poi fate la stessa operazione su tutti e due i segmenti, tagliate la parte che sta in mezzo, poi tagliate la parte che sta in mezzo, tagliate la parte che sta in mezzo, fate l'intersezione. L'intersezione è una cosa orribile, però l'intersezione si chiama polvere di Cantor. Allora vi faccio osservare la prima caratteristica del frattale. Guardate questo segmento. Questo che cos'è? È un segmento con un pezzo tagliato, giusto? Ora ingrandite l'insieme, cioè passate da questa scala a questa scala. Che cosa trovate? Trovate la stessa cosa, ma ad una dimensione più piccola. Quindi avete ingrandito, ma guardate la stessa cosa.
Adesso scegliete, per esempio, andate qui, ingrandite, continuate a ingrandire, puntare il microscopio, andate a una dimensione più piccola e guardate la stessa cosa, cioè guardate un segmento e dentro avete tagliato. Quindi se voi ingrandite non otterrete alcun effetto, tornerete a guardare sempre la stessa cosa. Questo qui è un primo esempio di frattale. Naturalmente potete fare lo stesso gioco tagliando sia una parte che è grossa un mezzo, qui, un terzo, o una parte che è più piccola, eccetera. Potete fare dei frattali anche stocastici, eccetera. Però l'idea è quella che reiterate la stessa operazione a scale diverse, e a scale diverse troverete sempre la stessa cosa. Quindi è uno dei primi effetti di quella che si chiama autosimilarità. Cioè voi ingrandite una cosa e trovate la stessa cosa. È una cosa, se ci pensate, abbastanza rimarchevole. Potete fare la stessa cosa con un quadrato. Allora partite dal quadrato, guardate, partite dal quadrato e tagliate e rimuovete la parte in nero, ok? Che cosa avete? Avete allora altri quadrati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ognuno di questi quadrati fate la stessa operazione. Otterrete altri quadrati, che sono queste parti in bianco. Ritagliate la parte in nero e continuate a rimuovere. Otterrete sempre la stessa copia dello stesso insieme a scale diverse. Infatti guardate questo piccolo pezzo dell'insieme, il quadrato in alto a destra qui, in alto a sinistra, questo qui è uguale a questo. Andate qui, questo qui è uguale a questo, che è uguale a questo, cioè una piccola parte di questo insieme qui è lo stesso insieme che sta qui. Quindi a scale diverse voi trovate un insieme ancora più... trovate sempre la stessa cosa, voi ingrandite e non vedete nulla di diverso. Questo è un modo che vedremo, è un modo per creare strutture complesse usando un'informazione semplice, perché qual è l'informazione che state usando? L'informazione è: io ho un quadrato e taglio una parte, poi la reitero e poi la reitero, però ogni volta che faccio questa operazione, sto facendo un'operazione semplice perché taglio un quadrato, ma reiterando queste operazioni semplici io ottengo una struttura enormemente complessa, e questo è un modo che, come vedremo fra poco, ha la natura per usare una minima informazione per creare strutture complesse. Questa in due dimensioni è una versione bidimensionale della polvere di Cantor. Potete farlo al posto che con i quadrati, potete farlo con i triangoli. Per esempio, se usate un triangolo, voi prendete questo triangolo, rimuovete la parte in nero, poi rimuovete da quelli che rimangono le altre parti in nero, rimuovete le parti in nero e, come vedete, otterrete tutte strutture che sono esattamente uguali alla struttura di partenza. Questa qui, quando ingrandite, è una piccola parte del triangolo più grande, ma ingrandita è esattamente uguale al triangolo grande. Quindi questi insiemi sono insiemi creati con una regola semplice, cioè rimuovete un triangolo, però reiterando questa regola semplice voi trovate una struttura molto complessa. Questi sono esempi semplici di frattali, e questa è la proprietà di autosimilarità, cioè sono insiemi che sono del tutto uguali ad una parte più piccola di essi stessi. Se ci pensate, non è così. Guardate il mio corpo, io non sono uguale alla mia mano. Questa non è la famiglia Adams. È come se io andassi a ingrandire la mia mano e trovassi di nuovo faccia, braccia, eccetera. No, invece questi insiemi sono fatti esattamente così. Ogni sottoparte è uguale alla parte principale. Ma tutto questo viene fatto usando una regola molto semplice, cioè quella del taglio di un triangolo. Sono insiemi, tra l'altro, molto complessi. E guardate qui che c'è scritto, la dimensione è questa. Sono insiemi di dimensione frazionaria. In matematica tutti i tipi di possibili apparenti progressioni intellettuali sono possibili. Voi sapete che una linea a dimensione 1, una superficie a dimensione 2, un volume a dimensione 3, ma ci sono anche oggetti che hanno dimensione 1/2, 3/4, eccetera. Cioè sono quegli oggetti che non sono esattamente, per esempio, quando è che un oggetto ha dimensione 3/2? Quando non è esattamente una linea, ma non arriva a essere una superficie. Allora, questo oggetto, che cos'è? È un oggetto che vive nel piano, quindi dovrebbe avere dimensione 2. Il punto è che voi state levando, ogni volta che tagliate un triangolo, state levando così tanta roba a ogni scala, che alla fine non ha dimensione 2, perché ha misura 0,
però è troppo più complesso per avere dimensione 1, non è una linea, e quindi ha, in un senso matematicamente precisabile, una dimensione frazionaria. Ok, tutti questi sembrano giochini, adesso ne andiamo a ritrovare in natura. Queste sono altre possibili versioni della stessa cosa, vi potete divertire, potete farlo con l'esagono, col triangolo, insomma è la stessa cosa. Potete farlo poi in tre dimensioni e dal tappeto di Sierpinski passate alla cosiddetta spugna di Menger. Che cosa state facendo? Prendete un quadrato, prendete un cubo, rimuovete il cubo centrale. Poi dai cubi rimanenti rimuovete sempre il cubo centrale e di nuovo è la stessa minestra. Reiterate l'operazione di taglio, al limite avrete insiemi, sempre un insieme complessissimo, le cui prime iterate però hanno questa proprietà. Se prendete ognuno di questi cubi è uguale a questo è uguale a questo e così via. Quindi alla fine verrà un insieme, reiterando e passando al limite questa operazione, che nonostante voi lo ingrandiate è sempre uguale. Se ci pensate è una cosa abbastanza inquietante, voi ingrandite, non trovate più una cosa piccola, trovate sempre la stessa cosa. Tutto questo è assai, assai sorprendente. Questa per esempio è un'altra immagine della spugna di Menger. Naturalmente queste sono le prime iterate, la spugna di Menger è vera, è una cosa che ha dimensione minore di 3 e maggiore di 2, è una cosa ingraficabile, ma queste sono le prime iterate. Quindi i fractali tendono a essere molto complicati, come vedremo fra poco, però generati da una regola semplice, taglio o rimozione di una parte e reiterate sulle parti che rimangono. Quindi da una parte c'è una regola molto semplice, il risultato di questa regola applicata infinite volte è una cosa molto complicata. Perché questo può essere utile in natura? Guardate un albero. La natura, per creare le proprie strutture, alcune strutture, si serve esattamente di questo schema. Questo è un albero, come vedete, guardate i rami. Se guardate i rami, sono simili più o meno allo stesso albero, perché ogni ramo si dirama in altri rami, che si diramano in altri rami, che si diramano in altri rami, e quindi è la stessa regola, cioè prendi un pezzo, diramalo in due, e i pezzi che rimangono diramali in due. E così continua, e guardate un po' come succede. Ingrandite questo pezzo, ingrandito, è esattamente questo. Vedete, se voi ingrandite questo pezzo, voi trovate sempre la stessa struttura. Naturalmente la natura per suoi motivi non può essere così precisa, cioè non può farlo sempre nello stesso modo come con l'insieme di Cantor. L'insieme di Cantor o la spugna di prima è un'idealizzazione, esattamente come pi greco, il vero pi greco non esiste in natura, è un'idealizzazione, però ci si avvicina con la stessa regola. Questa per esempio è un albero, è una delle strutture matematiche più usate in informatica, è la struttura d'albero. A sinistra vedete l'albero vero, a destra una struttura che si chiama ad albero, che viene usata per esempio per fare le ricerche ad albero, è uno degli algoritmi di ricerca più semplici che può usare Google per esempio. Vedete, qui io guardo questo piccolo pezzo, lo ingrandisco, cioè faccio l'ingrandimento, quando metto questo rettangolino significa che state puntando il microscopio e state alzando, se alzate questo e lo riproiettate qui, vedete la stessa cosa. Se fate questo qui, vedete la stessa cosa, e questa è una struttura d'albero. Naturalmente qui le diramazioni diventano sempre più piccole, più raffinate, eccetera. Un po' come faceva Escher nei disegni che ha mostrato prima Nicola. Ok, quindi questa regola, itera e procedi, la vedete negli alberi. Ma la vedete anche nella variazione dei prezzi dei mercati. Per esempio, ci sono varie teorie che dicono che è possibile prevedere alcuni andamenti di alcuni mercati, eccetera. In realtà l'andamento dei prezzi del mercato, delle azioni, è un andamento altamente caotico. Questo fu teorizzato per la prima volta in un articolo di Benoît Mandelbrot, che è un famoso matematico francese che uscì nel 63. Si chiamava The Variation of a Certain Speculative Prices, e vediamo un po' perché, per esempio, i prezzi delle azioni, delle commodities, hanno un andamento similmente caotico o apparentemente caotico. Guardate il prezzo del questo per esempio è un recente libro che è uscito per descrivere la turbolenza, fenomeni di turbolenza caotici nei mercati finanziari basati su considerazioni che hanno anche a che fare con i frattali.
Guardate per esempio il pezzo, questo è il pezzo dell'andamento di una tipica commodity, il cotone. Le commodity hanno forti oscillazioni nei prezzi. Le commodity sono cotone, oro, grano e cose del genere. Allora guardate, questo è, se lo vedete, su una certa scala temporale, d'accordo? Per esempio un anno. Ora concentratevi sul mese e guardate che succede qui. Se lo guardate a distanza, questo grafico sembra regolare. Ma se lo alzate, cioè se questo lo alzate, vedete la stessa irregolarità del grafico precedente. Adesso, quindi siete andati, diciamo, da un anno a un mese. Adesso da un mese andiamo a una settimana, per esempio. Vedete, voi ingrandite e trovate sempre la stessa irregolarità. Questo è un tipico comportamento caotico, ma il comportamento caotico ha una regola che è una regola iterativa, cioè a ogni scala si presenta esattamente caotico come la scala precedente. Guardiamo le altre scale, guardiamo le altre scale, guardiamo le altre scale. Quindi questa per esempio può essere la scala di 10 anni, questa di 5 anni, questa di un anno, questa di un mese, questa di una settimana, questa di 3 giorni, questa... Però a ogni scala voi troverete la stessa cosa, ovviamente non sempre la stessa cosa, perché questa... però l'idea che il grafico presenta lo stesso tipo di regolarità a ogni scala si ripete esattamente come nei frattali. E allora perché questo è un modo che per esempio ha la natura molto conveniente di creare le proprie strutture se guardate a un albero? Se io devo creare una struttura complessa ci sono due modi per farlo. Uno, come facciamo noi umani, progettare un grattacielo, allora dovete andare stanza per stanza, struttura, eccetera. Un altro è molto semplice, io ti prendo un ramo, lo spezzo in due e continua così. Se continuate così, anche in modo un po' casuale, viene fuori una struttura molto complessa, cioè una struttura regolata da una regola semplice, ma che globalmente si presenta in modo molto complicato. Allora adesso passiamo ai... questi sono giochini. Passiamo a un frattale, uno dei più studiati e complicati. Scusate, ho ancora una cosa da farvi vedere in natura. Il cavolo romano, il famoso cavolo romano, quello che vi mangiate, è un frattale. Ovvio, perché guardatelo da lontano, che cosa vedete? Vedete una forma triangolare in 3 dimensioni. Però poi a ogni scala vedete la stessa forma. E a ogni scala continuate a vedere la stessa forma. E su ogni scala continuate a vedere la stessa forma. Ovviamente la cosa non procede all'infinito perché a un certo punto subentra la struttura atomica. Vi dovete fermare. Però l'idea è che io prima faccio un cuneo, poi su altri cunei metto altri cunei, su ognuno di questi cunei metto cunei così piccoli e creo una struttura anche molto complessa, vedete? Cioè, questo qui è il cavolo, guardate. Ora state ingrandendo una sua piccola parte, che vedete? E vedete la stessa cosa. E vedete ancora la stessa cosa. Quindi in natura i frattali sono essenzialmente onnipresenti. La cosa più divertente qual era? È che quando Cantor, Sierpinski e Menger progettarono le loro costruzioni, forse il cavolo romano non l'avevano mai visto, o se l'avevano visto non ci avevano fatto caso. Loro progettarono le loro costruzioni pensando ad una costruzione matematica astratta. Allora la matematica ha questa cosa, è apparentemente lontana dalla realtà perché anche come teoria vive in un suo mondo autoreferente. Allora che succede? Voi andate avanti, sviluppate cose teoriche, sviluppate cose teoriche, sviluppate cose teoriche, poi improvvisamente trovate una cosa che sta nella realtà. Questo è un po' il miracolo che avviene. E questo è il motivo per cui la matematica è il migliore strumento per descrivere la realtà, cioè dà un approccio razionale e quantificabile a molti fenomeni della natura. È un discorso parallelo. Molta gente in Italia, anche specialmente in Italia, che è un paese scientificamente abbastanza arretrato, ha una certa idiosincrasia per le cose teoriche, pensa, vuole vedere subito le applicazioni, ma tutta questa è pura miopia, insomma. Poi nei paesi più avanzati quello che si fa è si sviluppa prima tutta la teoria, pensando che è tanto importante quanto le applicazioni pratiche, in effetti poi lo è. Questa per esempio è la famosa curva di Peano, questo è un altro esempio di insieme che si costruisce semplicemente reiterando la stessa semplice operazione. Reiterando la stessa semplice operazione esce fuori una cosa mostruosa. Perché? Guardate qui che cosa fate, su ognuno di questi lati reiterate questo tipo di taglio, poi lo reiterate e li unite, reiterate e li unite, reiterate e li unite, reiterate e li unite. Esce fuori una cosa mostruosa. Perché? Perché questo è un esempio di curva che riempie tutto il piano. Uno dice, ma se il piano ha dimensione 2,
è una curva a dimensione 1, come fai a prendere una curva che non si spezza mai e che riempie tutto il piano? Lo fai esattamente in questo modo, cioè tu stai mettendo una lunghezza infinita, perché la curva ha lunghezza infinita, in un'area di dimensione finita. Quindi è un modo per espandere la lunghezza all'infinito pur mantenendovi in un'area finita. Allora, lunghezza infinita in un'area finita, se alzate la dimensione avete una superficie infinita in un volume finito, che è esattamente quello che succede nei polmoni, perché le diramazioni polmonari hanno un'area concentrata in un piccolo volume, che è quello più o meno che vedete così, ma se voi, come dire, se voi stendete tutta la superficie di queste piccole diramazioni, trovate un campo da tennis. Quindi è un campo da tennis così riavvitato grazie a queste diramazioni frattali, che sono esattamente come un albero, come quello che vi ho fatto vedere prima, che riesce a stare in un volume. Ho notizia per i fumatori: una volta parlai con un medico, disse, ma vedi, questo qui è un polmone di una persona normale, l'area di questa roba qui è come un campo da tennis. Sai quanto è grande l'area di un fumatore dopo 30 anni? Dissi, no, come una tavola da ping pong. Quindi fumare fa male, perché restringe la dimensione del frattale. Quindi fatelo, se volete sapere un bel motivo per non fumare, pensate, non rovinate i frattali che ci sono in natura. Questo è un buon motivo. Qua di voi vi faccio osservare, vedete, il fenomeno è lo stesso. Guardate la curva di Peano. La curva di Peano è fatta concentrando una lunghezza infinita in un'area finita. Quando Peano la inventò, mica sapeva che la stessa cosa accade nei polmoni. Cioè, spesso la matematica, sviluppandosi in modo rigoroso e razionale, arriva ad anticipare quello che voi troverete nella realtà. Cioè, fornisce un metodo di descrizione molto, molto, molto buono. La stessa cosa, per esempio, è la curva di Von Koch. Guardate la curva di Von Koch. La curva di Von Koch è fatta così. Partite da un triangolo. Su ognuno dei lati disegnate un altro triangolo. Su ognuno dei lati disegnate un altro triangolo. E così continuate. Vedete, la stessa simile operazione. Ogni pezzo di questo questo pezzo qui è uguale a questo pezzo qui, questo pezzo qui è uguale a questo pezzo qui, e così si continua. Quando Von Koch ideò questa costruzione, che è una costruzione matematica, e questo è un oggetto che di nuovo ha lunghezza infinita e dimensione maggiore di 1 ma minore di 2, quando ideò questa cosa, mica aveva visto questo al microscopio, che è un cristallo. I cristalli hanno la stessa diramazione frattale, probabilmente non l'aveva vista, probabilmente non si poteva vedere all'epoca. Vedete, questo qui tra l'altro è un cristallo, e questo qui è l'imitazione di un cristallo fatta con un procedimento matematico frattale. Sono praticamente simili, anche i cristalli presentano strutture frattali. Adesso veniamo ad un frattale veramente molto complicato e famoso, che è il famoso insieme di Mandelbrot. Allora, l'insieme di Mandelbrot non può essere costruito con una regola semplice, come vedete prima, ma è proprio per questo è un frattale straordinariamente complesso. Guardate qui, guardate questa forma ignorando un attimo le diramazioni. Poi guardate alle diramazioni. Non vi sembra che questa forma è la stessa che sta qui? E non vi sembra che è la stessa che sta qui? Quindi anche questo è un insieme che si autoreplica a ogni scala, cioè voi ingrandite e trovate una struttura complessa ma autosimilare a ogni scala. Guardiamo alcune foto dell'insieme di Mandelbrot ingrandita. Guardate qui, su ogni piccolo insieme, su ogni lato di un insieme trovate altre copie dello stesso insieme. E qui ne troverete altre, e qui ne troverete altre. Quindi sono tante, tante, tante copie che trovate sempre più affastellate tra di loro. Altre dimensioni sono queste. State facendo vari ingrandimenti, e queste sono altre fotografie dell'insieme di Mandelbrot. Allora, questo insieme è uno degli oggetti matematici che io conosco più complicati, e la descrizione è effettivamente molto molto complicata. Queste sono altre foto dell'insieme di Mandelbrot. Più lo ingrandite e più trovate altre cose dell'insieme di Mandelbrot, altre copie dell'insieme di Mandelbrot colorate in nero, e andate avanti.
cose di questo genere. Adesso però questo qui è Mandelbrot, è il matematico che ha ideato ha ideato dei fenomeni che hanno portato a questo insieme. Adesso vorrei un attimo interrompere per farvi vedere un filmino che è l'ingrandimento dell'insieme di Mandelbrot. L'ho preso da Google. Allora adesso guardiamo un attimo, l'ho preso da YouTube. Guardate un attimo che cosa succede a ingrandire l'insieme di Mandelbrot. Allora voi ingrandite l'insieme di Mandelbrot, stiamo ingrandendo, e guardate che cosa trovate. Voi ingrandite, ingrandite, ingrandite e trovate, vedete, se vi fermate qui, queste parti sono simili a questa e sono simili a quella che avete già sorpassato. Andiamo avanti. Ve lo faccio scorrere per un minuto e mezzo, perché dopo un minuto e mezzo avete una sorpresa. Guardate qui, fermatevi e trovate a questa scala altre copie dello stesso insieme, che si replicano più altre strutture di colore diverso che adesso vi vado a commentare. Ingrandiamo, ingrandiamo, ingrandiamo. Ve lo faccio andare per un po' di tempo e vedete che oltre a quella forma originale, perché in un certo senso ora state ingrandendo una parte che è uscita fuori apparentemente dall'insieme, si creano altre strutture dal sapore analogo, però voi più ingrandite e più trovate cose che si somigliano. Voi state, quello che state facendo in questa simulazione è puntare un microscopio sull'insieme e ingrandire a volontà. Ingrandire a volontà. Adesso, dopo che abbiamo ingrandito un po' di tempo, vedete, queste sono copie di, sono tutte parti autosimilari che tra poco vi vado a descrivere. L'insieme è apparentemente sparito perché siete in realtà usciti fuori dall'insieme, ma in realtà non ci siete esattamente usciti fuori, perché tra un pochino, pensate che voi state usando un microscopio che, esattamente, che in natura non esiste, perché è troppo potente per fare un ingrandimento di questo genere, quindi questa è una simulazione numerica fatta all'elaboratore. Però adesso guardate che succede, voi ingrandite, ingrandite, ingrandite e riappare l'insieme di Mandelbrot, che si ricolloca in punti casuali, e se andate a ingrandire troverete su ognuno dei lati di questa cosa infinite copie dell'insieme di Mandelbrot. Quindi adesso potete andare avanti e continuare, potete continuare quanto volete. Ovviamente a un certo punto vi fermate perché la memoria dell'elaboratore è finita, ma dal punto di vista teorico potete andare avanti all'infinito, troverete sempre lo stesso fenomeno autosimilare. Vabbè, abbiamo finito con questa cosa, e questa qui è la prima pubblicazione scientifica con disegnato l'insieme di Mandelbrot. L'insieme di Mandelbrot si chiama così in onore di Mandelbrot, che fece degli studi preliminari, fu fatta da due matematici che si chiamano D.D. Hubbard, stavano a Parigi all'epoca, e questo è l'insieme di Mandelbrot nell'articolo originale che appare. Adesso la cosa è abbastanza semplice. Attenzione, adesso comincia la parte, avete presente il film Nightmare? Avete visto quello? Ecco, adesso comincia l'incubo. No, non è un incubo, scherzo. Adesso comincia la parte più tecnica, dinanzi alla quale non vi dovete spaventare. Non vi dovete spaventare significa che non vi dovete spaventare né prima, né se qualcosa vi sfugge, però dovete cercare di seguire, perché a un certo punto, questo qui, come dire, è comunque una conferenza di matematica. Fino ad ora vi ho fatto vedere delle belle immagini, però è una conferenza di matematica e qualche formuletta ve la devo far vedere. Se no poi la sera, prima di andare a dormire, mi ricordo, non gli ho fatto vedere nessuna formula e mi sento in colpa. Allora, qualche formula la faccio vedere. Allora, la cosa sorprendente, che io ho sempre trovato sorprendente, è che l'insieme di Mandelbrot, che è una delle cose più complesse che si possano immaginare, la complessità era chiara dalle immagini che avete visto, un insieme infinitamente complicato che si replica, autoreplica a infinite scale, invece può essere generato in un modo semplicissimo, semplicemente usando questa costruzione.
prendete un punto nel piano che identificate come un punto nel piano complesso, cioè un punto che nella battaglia navale cartesiana del piano A è la scissa e B è l'ordinata, identificate come AB. Dopodiché prendete Z1 e chiamatelo C. Quindi voi prendete un punto fissato che si chiama C e chiamate Z1 uguale a C. Poi fate Z2 uguale a Z1 al quadrato più C, cioè questo. Poi prendete Z2 e fate Z2 al quadrato più C. E così via, fate Z1, Z2, Z3, Z4, Z4 miliardi, Z4 fantastilioni di miliardi. Insomma, fate questa che si chiama una successione definita per ricorrenza. Quando avete definito il centesimo pezzo, quello successivo è il centesimo al quadrato più C. Quindi avete tanti punti nel piano complesso, nel piano cartesiano, Z1, Z2, Z3, Z di 4 miliardi, Z di 40 miliardi e così via. Allora adesso, e qua ci dovete credere perché la dimostrazione non la posso fare qui, ci sono due cose che possono succedere. Questi punti, ovviamente questi punti da chi dipendono, da dove parto, perché se io cambio C cambia tutto, ok? Allora tenete fissato C. Questi punti, cioè gli Zn che a loro volta dipendono da C, cioè dal punto di partenza, possono fare due cose. La prima è che se ne scappano a più infinito, cioè dipendono più grandi. E la seconda cosa che possono fare è rimanere in un insieme limitato. Si può dimostrare la palla di raggio 2. Allora io prendo C e dico, se C, facendo questa iterazione, se ne scappa a più infinito, è fuori dell'insieme. Se C si mantiene limitato, sta dentro l'insieme. Quindi se C si mantiene limitato lo coloro di nero, se C sta fuori dell'insieme, cioè se ne va all'infinito su questa iterazione, lo coloro di bianco. Quello che ottengo è esattamente l'insieme nero di Mandelbrot. Quindi è un insieme complessissimo che però si disegna con una semplice procedura di ricorrenza. Quindi immaginatevi quanto una formula apparentemente semplice può diventare, può generare qualcosa di complesso. Uno dice, ma tu non mi hai fatto vedere solo il nero e il bianco, mi hai fatto vedere anche il nero e il colorato. A questo punto il gioco si fa un pochino più complicato, perché prendiamo un punto che sta dentro, cioè tale che queste iterazioni, cioè queste orbite si mantengono limitate, quello è nero, non c'è problema. Se un punto sta fuori, significa che se ne sta scappando all'infinito lungo l'iterazione. Adesso se ne può scappare a 10 all'ora, a 10 km all'ora, a 40 km all'ora, a 100 km all'ora, più se ne scappa velocemente e più colore gli do. E queste varie forme di colore danno il colore ai punti che stanno fuori e trovate cose ancora più complicate. Quindi la cosa è estremamente complessa, facciamo per esempio un esempio. Se prendete C uguale a 1, cioè il punto che non ha ordinata 0, che sta C uguale a 1, voi prendete Z1 uguale a 1. Z2 uguale a 2, poi 5, 26 e questo se ne va più infinito e se ne va anche velocemente, quindi avrà un colore rosso, non nero. Se voi prendete C uguale a meno 1, avete meno 1, 0, meno 1, 0, meno 1, 0, questo sta nella palla di raggio 2 e gli date un colore nero. E così fate per ogni punto. Uno dice, vabbè, questa è una semplice costruzione che potete spiegare a uno studente del primo anno di ingegneria dopo 3 settimane. Quindi essendo così semplice dà luogo ad una struttura così complessa, perché in realtà la semplicità è solo apparente, poi ci sono altre cose più fini che potete andare dentro. E quindi queste sono le cose che dicevo, i termini Zn diventano grandissimi, i termini Zn si mantengono limitati, se C è tale per cui si mantiene limitato, ok. Adesso, nell'ultima parte del seminario, back to the roots, torniamo alle origini e vediamo perché Cacioppoli e Banach hanno a che fare con i frattali. Uno dice, i frattali sono stati scoperti negli anni 80, questi le cose le hanno fatte negli anni 30 che c'entrano. Allora, la chiave di tutto questo sono i punti fissi. Allora, prendete una funzione, avete mai visto una funzione? Funzioni avete viste. Le funzioni ormai sono come le patate, le vedete ovunque. Allora, prendete una funzione, quindi che ogni numero reale associa un numero reale. Un punto si dice un punto fisso se P va in se stesso. Per esempio, se prendete la funzione che genera la parabola x al quadrato, questa qui è una funzione che ha dei punti fissi. Questo è il grafico della funzione, vedete? È il solito grafico, è l'innocua parabola.
assolutamente innocua. Allora, 2 non è un punto fisso, perché f di 2 fa 2 al quadrato e fa 4, quindi f di 2 non è uguale a 2. Se voi prendete 1 per esempio, 1 è un punto fisso, perché f di 1 fa 1 al quadrato che fa 1. E infatti i punti fissi sono quelli in cui il grafico della parabola, cioè x quadro, vedete anche la sua inversa, incontra la diagonale. Ok? Quindi un punto fisso di una funzione è esattamente un punto che la funzione manda in se stesso. Sto facendo il caso di una funzione reale da R in R, cioè dalla linea alla linea, ma potrei fare anche il caso di una funzione da un piano a un piano, una funzione dallo spazio allo spazio. Va bene. Allora adesso facciamo un procedimento simile a quello di Mandelbrot. Io prendo un numero reale qualsiasi e chiamo x1 f di x. Poi prendo x1, lo risbatto dentro f e faccio x2. X2 lo metto dentro f e ottengo x3. X4, ragazzi, chi sarà? X4 sarà f di x3. Cioè f di f di f di f di x. X5 chi sarà? Sarà f di x4. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. E questa è la formula. Cioè, una volta che avete x di n, n per esempio è 400, x di 401 è f di xn. Ok, uno dice, che ci faccio con questi? Allora, la successione xn si chiama l'orbita del punto iniziale tramite f, cioè quella che si ottiene facendo f di f di f di f a partire dal punto iniziale x. Oh, tutto questo è detto a parole, eh? Poi le dimostrazioni rigorose si possono fare, però come spiego sempre ai miei studenti, in matematica ci sono due momenti, quello dell'intuizione e quello poi della realizzazione tecnica. Quello dell'intuizione è quello più importante, perché vi dice un po' che cosa dovete fare e dove state andando. Poi ci vuole anche la bravura tecnica per farlo. È un po' come quando sentite un pianista. Rubinstein, per esempio, un famoso pianista del passato, diceva: io conosco tanti pianisti ma pochi musicisti. Cioè tanti che sono in grado tecnicamente di suonare il piano, ma pochi che vi fanno poi sentire qualcosa. Allora, qui dimentichiamo un attimo il dettaglio tecnico e guardiamo queste iterazioni. Quindi ciò, x1 di f di x, x2 di f di x1, eccetera. Allora capite che potete fare questa costruzione sia che la funzione vada r in r che una funzione che vada un insieme x in un altro insieme x. L'importante è che voi continuiate a iterare. Va bene, avete l'orbita e quest'orbita è sostanzialmente la cosa che va a un punto fisso. Perché? Immaginate un attimo che questi pezzi si stiano avvicinando a un pezzo limite che chiamate P, ok? Per esempio prendete un terzo, un quarto, un quinto, un settimo, un decimo, eccetera. Questi diventano sempre più piccoli e vanno a zero. Immaginate che questi punti si stiano avvicinando a P. Questo si dice in linguaggio tecnico che il limite dei punti xn è uguale a P. Forse qualcuno l'ha fatto alla scuola. Avete fatto i limiti? E allora io che vi racconto, ragazzi, oggi, cioè, avete già fatto tutto. Vabbè, allora, supponete ad esempio che se i punti xn stanno andando a p, anche f di xn sta andando a f di p. Questo è il tipico effetto di una funzione continua, che trasforma i limiti in limiti. Avete visto le funzioni quando sono continue? Quelle che trasformano limiti in limiti. Allora uno dice, vabbè, adesso veniamo al dunque, e il dunque è questo. Se c'è un limite e se la funzione ha questa proprietà, avete trovato un punto fisso. Perché? Da una parte P è il limite dei punti, ma ogni punto è anche uguale a F del precedente, gli F di Xn vanno a F di P e avete trovato il punto fisso. Cioè l'idea qual è? È che se l'orbita va a qualcosa, va a un punto fisso. Cioè voi andate a iterare, 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 iterare e dovete andare a un punto fisso. Questo è un modo semplice per far vedere i punti fissi. Funziona sia in R che in qualsiasi spazio. Adesso il famoso teorema di Banach-Cacioppoli vi dice che se avete una funzione che contrae le distanze, cioè se due punti diversi vengono mandati in due punti che sono più vicini tra loro, dei punti di partenza, allora questo è un punto fisso che trovate esattamente con questo procedimento. Quindi il teorema di Banach-Cacioppoli vi dice: avete una funzione che ha questa proprietà, cioè due punti diversi vengono mandati in altri due punti, ma le distanze si diventano più piccole. Fate la costruzione precedente, andate a un punto fisso. Ok,
Uno dice, è col frattale che ha a che fare questo? Ha a che fare col fatto che i frattali, e anche i frattali che avete visto, tutti i frattali che avete visto, sono punti fissi. Cioè, li potete trovare e approssimare con questo procedimento. La costruzione è dovuta a questo tipo che, cioè, conosco, sono stato più volte in Australia, l'ho incontrato varie volte, si chiama John Hutchinson. Non vi spaventate, non esce fuori dallo schermo, questo qui, sta lì. Ok, allora, supponiamo, questa è la parte più brutta, ragazzi, attenzione, se resistete a questo potete studiare matematica. Allora, supponete di avere k funzioni, per esempio 10 funzioni, ognuna delle quali verifichi questa proprietà, cioè che sia una contrazione, cioè mandi punti in punti più vicini. Dopodiché voi vi chiedete che cos'è l'insieme immagine di ogni funzione, è l'insieme di tutti i valori presi da una funzione. Per esempio, se voi prendete la parabola che ha l'immagine di 0,2 e 0,4, perché 2 viene mandato in 4, 0 in 0 e quelli in mezzo stanno in mezzo. Allora, definite l'operatore di Hutchinson come quello che prende un insieme e lo manda nelle immagini di tutte queste funzioni. A questo punto, questo qui è una nuova funzione, ma una funzione un po' strana, perché questa non manda punti in punti, manda un insieme in un insieme. Fa esattamente questo. Allora, ricapitoliamo, voi avete 10 funzioni, fate l'immagine di un insieme per ognuna di queste funzioni e fate questa roba qui. Dopodiché applicate il teorema di Banach-Cacciopoli e questo vi dice che se voi fate l'iterazione di prima, queste iterazioni convergono a una cosa che è un frattale. Allora, detta così, la cosa può diventare un pochino complicata. Facciamo un esempio e così chiudo. Guardate queste due funzioni. Queste due funzioni mandano 0,1 in 0,1. La prima è x terzi. Non c'è niente di più semplice. Questa è una retta dipendenza 1 terzo. Manda 0,1 in 0, 1 terzo. Ok? Questa manda 0,1 in 0, 1 terzo. Perché vedete, f di 0 fa 0, f di 1 fa 1 terzo, tutti quanti interpolano in mezzo. La seconda funzione fa 2 terzi più x terzi. Cioè questa manda l'intervallo 0,1 nell'intervallo 2 terzi, 1 terzo. E infatti se voi fate l'immagine dell'operatore di Hutchinson, fate l'immagine di 0,1, viene 0,1 terzo, unione 2 terzi, 1. Se voi ora fate, reiterate il procedimento, fate h di quello precedente, viene 0,1 nono, 2 terzi, 1 terzo, 2 terzi, 7 noni, 8 noni, 1. Se voi reiterate, questo spezza sempre un intervallo. Vi ricorda niente questo? A che cosa stanno convergendo queste iterate? Questa è esattamente la polvere di Cantor. Perché? Perché la f di 1, la prima, manda questo qua dentro, la seconda manda questo qua dentro, poi, e questo quindi alla prima iterazione da 0,1 avete costruito un insieme un po' più complicato, cioè fatto di due pezzi, alla seconda iterazione avete un altro insieme fatto stavolta di 4 pezzi, quindi un pochino più complicato, poi riapplicate, avete un insieme fatto di 8 pezzi e così via. Al limite chi trovate? Trovate l'insieme di Cantor, che è il limite, il punto fisso di questa iterazione. E così a questo punto è chiaro che potete fare, usando funzioni dal piano in piano, anche tutti gli altri frattali che avete fatto. Insomma, alla fine che cosa succede? Succede quello che cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto una piccola cosa. Cioè, questo è il messaggio che vi voglio far vedere. Cose matematicamente astratte si ritrovano in natura, come negli alberi o come nella variazione del prezzo di una commodity, e cose, anche quindi cose distanti, teoria, pratica, si riuniscono in questo caso, ma anche cose dentro la matematica si riuniscono, perché il teorema del punto fisso è stato fatto negli anni 30. Negli anni 30 nessuno aveva idea di cosa fosse un frattale. Poi negli anni 80 nascono i frattali, negli anni 70 e anni 60 già si conoscevano, dopodiché arriva questo signore e dice, guardate, i frattali, arriva, come dire, questo signore, i frattali che sono nati ora si ricollegano al teorema del punto fisso che è degli anni 30. Quindi come vedete, cose apparentemente lontane
si riuniscono cose apparentemente teoriche, si trovano nella realtà, e questa è un po' la bellezza della matematica, cioè fornisce un linguaggio per ritrovare cose reali partendo anche da cose astratte. E con questo, diciamo, chiudo, perché credo vi ho spaventato abbastanza.